Ma sul primo tempo non molto perfetta, primo tempo sì, siamo andati in vantaggio, un gol abbastanza fortunoso, però poi abbiamo subito la spinta del Frosinone e sulle panchette abbiamo rischiato, grande parata da Canesecchi, la traversa, poi in chiusura, in vantaggio, io direi che il secondo tempo è stato gestito molto molto bene. Le due esclusioni rovinano un po' la festa per la vittoria. Ma questo fa parte di quello che è il nostro gioco e incidenti di percorso sicuramente è un peccato perché è macchiato una prestazione a questo livello, soprattutto perché è arrivato il momento in cui la partita era finita, non c'era più animo e errori ingenui che vengono pagati a caro prezzo. Da quando ci sono i risultati le scelte sembrano giuste, poi non ci sono i risultati. Era una valutazione, ci siamo presentati a trazione anteriore contro una squadra forte e sono contento dell'inserimento di Buonaiuto, però poi sono contento anche degli ingressi di Nardi e di Ceraulo. Adesso il mio obiettivo è quello di far crescere l'intera rosa. Ma probabilmente la società se li prende può avere anche ragione, no? Non è un problema, nel senso che non è un mio pensiero. Pensiero che la partita per me abbiamo fatta pure, iniziata pure bene, abbiamo preso un gol strano che si è impennata la palla andare in incrocio. Il secondo gol non si è capito bene se è persa una palla, uno è andato in porta. Però nel primo tempo per me il risultato è un po' bugiardo. Poi secondo tempo siamo un po' sbragati, ci siamo allungati, abbiamo lasciato gli spazi che di solito non lasciamo. E poi è andata male, però io credo che il primo tempo non è stato fatto così male, puniti più di quello che hanno creato loro, credo. Ma cioè, nella fine, primo tempo lo spogliatoio ci siamo caricati, abbiamo cercato di rincuorarci perché comunque la squadra ci aveva messo il cuore per recuperarla, abbiamo preso una traversa, abbiamo avuto qualche occasione, perciò la squadra ha reagito. E per me magari un episodio al secondo tempo poteva cambiare l'inerzia della partita. E poi invece è successo che abbiamo preso un altro gol, ci siamo sfaldati un pochino, ci sono entrati con facilità. Ma episodi delle cose arbitrali non lo so bene, non l'ho visto, però cosa non è andato per me è il secondo tempo, non dobbiamo sbracare, non dobbiamo così arrenderci anche se è chiaro 2-0 il primo tempo, oppure provi a fare il secondo tempo qualcosa in più, prendi il terzo. Dobbiamo sempre dare una sensazione di compattezza, che comunque rimaniamo in partita. La cosa sbagliata per me è questa. Cosa dei tifosi che ci dispiace, che chiediamo scusa per una partita fatta così per il secondo tempo, però c'è gente responsabile, io parlo sempre di giocatori, i giocatori sono gente responsabile che ci tiene a questa squadra.